Aligi Sassu, come dicono in Spagna, è il Picasso italiano. Perché come Picasso, come questo grande genio spagnolo, ha trattato tutte le tecniche, dalla pittura alla scultura, alla grafica, al fresco, al mosaico, all'incisione, la ceramica. La ceramica era il suo grande amore. Uscito del carcere che fece per antifascismo nel 1938-39, lui si recò vicino ad Albissola. Albissola era la patria della ceramica ligure, dove c'erano i più bei forni, dove c'era un nume tutelare, una specie di sacerdote dell'arte, che era questo grande Tullio Mazzotti d'Albissola, poeta e ceramista futurista. Nei forni di Tullio Sassu cominciò a fare le prime ceramiche ed uno dei capolavori di tutta la sua ceramica lo abbiamo qui alle mie spalle, il cavallino marino del 39. È veramente un grande gioiello che abbiamo messo in copertina nei manifesti perché rappresenta veramente la partenza, la grande di Sassu nel mondo della ceramica. Poi sono venuti tanti altri cavalli, sono venuti Arlecchini, sono venuti le Maison Tellier, tanti altri soggetti, piatti, servizi di piatti, sono venute fuori anche delle donne al caffè, tanti soggetti. Sassu non si è fermato mai, ha fatto ceramica fino agli ultimi anni della sua vita. Se pensate che a 81 anni compiuti, lui ha realizzato forse la sua opera più maestosa. 150 metri quadrati di ceramica, un grande pannello per il Parlamento europeo inaugurato nel 1993. Sassu, un grande maestro. Beh, io a Sassu devo molto, perché lui mi ha conosciuto molto giovane a Roma, e bontà sua mi ha voluto invitare a passare le vacanze. Nel 1958, sono esattamente 50 anni quest'anno. E quindi ho passato l'intera estate con lui, sia nel 58 che nel 59, e lui mi si portava dietro. E quindi io ero un po' la mascotte, diciamo, di questo gruppo straordinario di grandi maestri, se si pensa a Lucio Fontana, a Genore Fabbri, Vifredo Lam, Jorn, Appel. Tantissimi grandi pittori. Ad Albissola venne anche Picasso. Un giorno Sassu incontrò Picasso a Vallorì e Picasso, questo grande genio, lo guardava e prendendolo un po' in giro gli disse in francese: «Fait toujours des chevaux en Italie?» Si fanno ancora dei cavalli in Italia? E Sassu rispose: «Certo, i miei cavalli galoppano ancora e molto bene». Beh, un rapporto senza dubbio che stava scritto nel destino. Sassu fece un paio di grandi mostre in Abruzzo, un'antologica di pittura a Teramo, che venne inaugurata allora dall'allora ministro Gaspari, e un'altra antologica di scultura a Castelbasso. Io lo accompagnavo sempre come un'ombra, perché dal 1963 io ho preso in mano tutta la gestione dell'opera. L'opera di Sassu, pittura, scultura, ceramica, tutto. E lui mi diceva sempre: andiamo a vedere le ceramiche di Castelli. Ci siamo venuti insieme un paio di volte. Era tanto l'amore che lui sentiva per la ceramica che un giorno se ne uscì con una frase: mi piacerebbe un giorno venire a fare dei piatti a Castelli. Aveva una grande passione per questi grandi maestri del passato, le cui grandi ceramiche avevano invaso, inondato le grandi corti dell'Europa nei secoli passati.